Ragazzi, siete venute per Tiziano? Questi sono i ragazzi che vanno a entrare. Soltanto qual è il tuo nome? Sono molto contento che ci sono loro, che c'è la mia amica, il mio amico qui, tutta la famiglia e niente. Speriamo... Sei contento almeno della solidarietà? Sì, assolutamente, stavo ringraziando proprio tutti quanti per la vicinanza, ecco. Tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi. È uscito adesso, quindi lo vedo adesso. Sono contento che... Una domanda sul perché, certo. No. Vabbè, però se la pagano. Giustamente sta cosa chiara. Se la pagano. Da dichiarare. Al momento gli hanno dato gli arresti domiciliari, abbiamo chiesto i termini a difesa e il processo si farà, inizierà il 14 novembre. Ma non hanno trovato niente nelle immagini, perché... No. Lo vedremo, che immagine, cioè io non ho trovato nulla insomma, quindi diciamo sulla base delle dichiarazioni del dirigente che dice di aver visto quello che noi non lo abbiamo visto, però vedremo il processo. Che si aspetta questa decisione? La nostra passione! Speravo in qualcosa di meglio, ma per il momento ci accontentiamo, per 40 giorni si può fare. È stato un atto criminale che è all'origine delle tensioni, delle guerre che si sono scatenate nel Medio Oriente, che probabilmente aveva proprio questo scopo, quello di bloccare un processo progressivo di coabitazione con i palestinesi. Probabilmente è un obiettivo che hanno raggiunto, ma d'altronde se Israele non si difendesse, come ha dimostrato nella sua storia, sarebbe già scomparso da tempo. Allora io credo, e questo è quello che noi dobbiamo fare, che dobbiamo lottare perché ci sia veramente un equilibrio in quell'area tremenda del mondo, ma perché questo avvenga c'è una precondizione. La precondizione è che l'Iran, Hamas, tutti gli stati arabi riconoscano il diritto di Israele alla esistenza, fin tanto che c'è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che Israele non deve esistere, che la Palestina deve stare al mare, e cioè che va debellato Israele e la presenza degli abitanti di Israele, sarà impossibile trovare gli elementi per una pace giusta, perché la pace è tale solo quando è giusta.
chiodo lì. Vuole che sono in strada per mangiare. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Svegliato a ricordare naturalmente del 7 ottobre le vittime e anche chi è ancora ostaggio in mano ai terroristi di Hamas. Un pogrom che è stato molto subito dimenticato anche dall'Occidente. Allora noi qui siamo per la pace, come abbiamo sempre detto, come associazione noi vogliamo il dialogo, vogliamo due stati e due popoli, vogliamo che i nemici si parlino perché sennò il conflitto non smetterà mai. Le istituzioni internazionali che l'abitano e tutti i grandi potenti della terra devono assolutamente premere perché finalmente si giunga a una pace giusta, a una pace equilibrata che dia il diritto a Israele di essere sicura e al popolo palestinese di avere un suo stato. 7 ottobre ha cambiato la vita di tutti noi. Quello che è successo ci ha sconvolto e non ha una possibile spiegazione. Purtroppo la guerra è terribile, i morti sono tutti morti e noi li piangiamo tutti. Noi non vogliamo non sperare più, siamo insieme ai familiari degli ostaggi e preghiamo chi ha fede e speriamo che invece possano fare il ritorno a casa. Vogliamo che questa terribile guerra finisca, vogliamo che ci sia uno Stato per i palestinesi, uno Stato per Israele, giusto, e che si giunga finalmente a una pace favorita dagli Stati, dall'Occidente, dai potenti della terra, che invece a volte remano contro. Siamo qui raccolti ma anche silenziosi e ringraziamo chi questa sera verrà a suonare il ricordo dei ragazzi, dei bambini, delle persone prese. Ecco, questo è il senso di questa veglia, ricordare persone che non hanno sicuramente più voce. Per questo motivo abbiamo scelto che l'unica voce qui possa essere quella della musica. Mia alma se scurece, soffriendo.